Allora, dove vive Tommaso Leoni? Tommaso vive a Breganze, però è vallostano, è un finto vallostano. Tommaso Leoni, allora, sono io, vive a Breganze, cioè tutti mi conoscono perché vivo ad Asiago, però non vivo propriamente ad Asiago, ma vivo a Breganze e sono residente a Courmayeur. Punto. Allora, in che anno entrò in squadra nazionale Emmanuel Peratoner? Nel 2003, più o meno. Non me lo ricordo più bene. Emmanuel Peratoner entra in squadra nazionale nel 2006. 2006. Pazzesco. Così tanti anni. È vecchio l'uomo. Sì, vecchio. In quale gara debuttò Sommariva in Coppa del Mondo? Credo a Monta. A Montafon? No, sì, Montafon o Vesonà. Vesonà forse, nel 2014. Allora, Sommariva debuttò in Coppa del Mondo a Vesonà. No, aspetta, aspetta, aspetta. Montafon. Montafon, Montafon, sapevo, sapevo. Chi e quando due italiani fecero entrambi podio in Coppa del Mondo? Vera. Ah, non so, Montafon di sicuro. No, Montafon no. Vesonà. Fabio e la Michela. Anno delle Olimpiadi, quindi anno 2013-14, Omar Vizentini Matteotti. A Andorra. C'ero anch'io. Era il tuo decimo. Quando fece il suo primo podio in Coppa del Mondo, Beh, Omar? Montafon 2000. No, aspetta, aspetta. Primo vittoria anche. Sì. Montafon 2012. Ah, Montafon nel 2012. Yeah! E ha vinto quel bastardo. Questa è la Ho risposta. perso la scommessa lì. Dovevo tagliarmi i capelli a zero. Questo qua è facile, non posso Mila. bestemmiare. Quanti podi ha all'attivo in Coppa del Mondo per Atoner? E allora, a livello individuale, uno. E come team event, due. Ne ho fatto uno da solo a Vesonà e uno insieme a Tommaso. A Telluride. Quando vinse la sua prima Coppa Europa Matteotti? 2010, no, 2010 no, 2007, 8, 8, 2008, dove ad Asiago. Ha vinta a Gallenkirchen, credo, nel 2007 o 6, 7, a 2009, oh. Ma pensavo prima, era l'anno della Corea, ha vinto anche dei soldi. Quando e dove vinse la sua prima Coppa Europa Leoni? Questa la so, a Isola, davanti a Spillo, e io sono arrivato quinto, nel 2001. 11 o 12 sarà quella stagione. Allora, dove Puy Saint Vincent? Ho sbagliato. Cosa non mangia assolutamente Fabio Cordi? Il grasso del prosciutto, dello speck, tutto. Cosa non mangia assolutamente Fabio Cordi? Beh, sicuramente mangia carne, per certo. In quante finali di Coppa del Mondo ho partecipato? Allora, Peratone ha partecipato una alla terzo, Isola 2000, quest'anno. No, Isola 2000. Quindi 4 facciamo. 4, boh, forse 5. 5. Vabbè, dal 2003 che fa gare, che credo.